Allora, cari amici, noi abbiamo presentato una denuncia contro l'attuale capo dello Stato o presunto tale, e tale denuncia è di una importanza fondamentale, di carattere soprattutto politico. Per avere ulteriori informazioni, perché queste informazioni che vi diamo sono importantissime, sentiamo l'opinione di un noto esperto di diritto costituzionale, il dottor Cristiano Kusterman, sempre sull'argomento della nostra denuncia. Quindi prego, dottore. Ma a leggere l'esposto che mi avete sottoposto, in realtà non è una vera e propria denuncia nei confronti di una persona, del Presidente della Repubblica, che oltretutto sarebbe stato, tra virgolette, vittima di comportamenti della cui liceità si dubita. Ma voi avete esposto dei fatti che hanno portato all'elezione del Presidente della Repubblica, quindi la questione mi sembra da impostare in questi termini. In ogni caso trattasi sempre di incongruenze, diciamolo così in una maniera molto più semplice, incongruenze di una società che si chiama Repubblica, oltretutto Repubblica Democratica, nella quale in realtà di democratico c'è pochissimo, perché appunto per la definizione stessa di Repubblica dovrebbe essere un qualcosa che si basa su leggi precise e condivise. E andando ad esaminare quindi qual è il dettato normativo che entra in gioco in questa vicenda dell'elezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica, mi limiterei a riportare le disposizioni più centrali. Centrale direi che è l'articolo 83,3 della Costituzione, secondo il quale l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto. Ora, cosa vuol dire la parola scrutinio? Che viene dal latino, probabilmente tardo, scrutinium. È un termine da cui anche il verbo scrutare, scrutari, scrutinare, esatto, che significava principalmente ricercare, frugare. Secondo la Treccani, lo scrutinio è in particolare in una votazione di un'assemblea elettiva, è il computo dei voti. Quindi lo scrutinio non attiene tanto al momento in cui si esprime il voto, nel quale comunque deve essere garantita la segretezza. Per questo motivo da qualche decennio è stato montato il catafalco quando si vota per il Presidente della Repubblica nel Parlamento in seduta comune, che si riunisce nell'aula di Montecitorio, quindi Camera dei Deputati, viene confessionale, viene montato il catafalco. Però nel momento in cui si traccia il nome sulla scheda, nessuno deve vedere né in quel momento né in verità dopo. Quindi quei parlamentari che hanno fotografato la scheda votata e che hanno poi trasmesso all'esterno, in qualche modo loro stessi hanno violato la segretezza del voto di se stessi. Non c'è l'ufficio, perché loro agiscono sempre come funzione di funzionari pubblici, ricordiamocelo sempre. In teoria, mentre nei fatti noi sappiamo che sono pure peones a disposizione delle segreterie dei partiti. Sì, però non sarebbe un comportamento omissivo, al limite sarebbe un comportamento commissivo di chi fotografa la scheda e la fa vedere all'esterno. Ma lasciamo questa ipotesi, che comunque si sarebbe verificata in votazioni precedenti a quella di Mattarella, che è stata la quarta delle votazioni. Allora, dicevo che lo scrutinio attiene soprattutto al momento del conteggio, del computo dei voti. Quello è il momento in cui deve essere garantita, fino a quel punto deve essere garantita la segretezza, nel senso che dal modo di computare, di scrutinare le schede, non deve essere consentito risalire alla persona o al gruppo di persone che hanno votato in un certo modo. Attento, la logica di queste scelte è importantissima e ne fa l'esempio fondamentale l'elezione del Papa.
L'elezione del Papa avviene per uno scrutinio che deve essere segreto. A parte il fatto che il Papa è eletto, deve risultare che quelli che l'hanno eletto non erano motivati da interessi di gruppo o di potere, cosa che sappiamo perfettamente non essere vero, ma in ogni caso è così. Poi risulta che il Papa è stato nominato direttamente da Gesù. Allora, questo è un fatto, però il concetto che l'elezione del Presidente della Repubblica, elemento è inter partes, supra partes, che deve garantire qualsiasi manifestazione legislativa degli atti parlamentari, non deve essere reso palese, perché se no si rende palese il concetto che questo personaggio è uomo di parte, mentre dovrebbe essere un uomo super parte. Concettualmente, vedi che esiste questo parallelo con il papato, chiaro? Volendo possiamo fare un parallelo, che però ha un suo inizio e una sua fine, tra le discussioni che ci sono state sull'elezione di Papa Bergoglio. Soprattutto Antonio Socci ha contestato la legittimità dell'elezione di Papa Bergoglio secondo il codice di diritto canonico, e l'elezione di Mattarella. Con riguardo all'elezione di Mattarella, però, a mio avviso dobbiamo tenere presente questo fatto: le schede che sarebbero state da annullare sono sicuramente quelle in cui, oltre al nominativo, nome e cognome, eventualmente nome puntato o non puntato soltanto con l'iniziale e il cognome scritto per intero, oltre a questa casistica, nell'ambito della quale, a causa della insufficienza, della mancanza di norme precise che assicurino la trasparenza del voto e la sua segretezza nel regolamento della Camera dei Deputati, e quindi tutte le schede con scritto Mattarella Sergio, Sergio Mattarella, S. Mattarella, Mattarella S. o senza punto, sarebbero state da convalidare qualora fossero state espresse secondo la legislazione elettorale in voga nelle elezioni comunali, regionali e a questo punto anche politiche, dopo la sentenza che fa vivere in questo momento il cosiddetto consultellum, ovvero sia lì è sufficiente esprimere con le modalità possibili nome e cognome del candidato perché la preferenza sia valida. Viceversa, quando in una scheda elettorale si scrive un qualcosa che esula dal nome, on prof, giudice costituzionale, gli unici che sono autorizzati a mettere dei titoli all'interno del nome sono i possessori di titoli nobiliari in base a una disposizione transitoria della Costituzione, i quali avevano la possibilità fino a una certa data di fare domanda di incorporare il titolo nobiliare all'interno del nome e del cognome. E questo è importantissimo. Non mi risulta che sia un titolo ai compromessi della Repubblica Italiana. È vero che abbiamo i baroni all'università, sì. D'accordo? Ma sono baroni nominali, non mi risulta che il titolo Il titolo di professore o di onorevole sia stato incorporato nel nome del candidato da votare. E quindi, dicevo, le schede da annullare, a mio avviso, con certezza, sono quelle dove è stato scritto professor Mattarella, onorevole Mattarella, giudice costituzionale Mattarella. Riporto il Fatto Quotidiano del 31 gennaio 2015, che ricapitola tutta la casistica che c'è stata. E quindi, se contando tutti questi voti da annullare si scendesse sotto la quota minima indispensabile per eleggere, cioè la maggioranza assoluta in quarta votazione per eleggere validamente Mattarella, allora dovremmo sostenere che l'elezione di Mattarella è nulla. Però, è nulla perché no, è stata inficiata nel concetto stesso di elezione del Presidente della Repubblica. Fammi finire. Da un punto di vista strettamente formalistico, se ci limitiamo, come io do per sicuro, ad annullare le schede invece con scritto soltanto onorevole e professore, se scendiamo sotto i 505 l'elezione è nulla. Qui sappiamo che stiamo al di sopra dei 505. Allora, in che senso resta
in bilico la questione della validità o meno dell'elezione del Presidente della Repubblica e soprattutto e ancor di più se qualcuno, e non sappiamo chi, e per tale motivo mi pare avete presentato un esposto, se qualcuno ha compiuto un attentato contro la Costituzione dello Stato. Articolo 283 del Codice Penale, il quale recita: chiunque con atti violenti, e per atti violenti la giurisprudenza non intende l'esercizio della violenza fisica, ma l'esercizio di una vis derivante anche implicitamente da un'autorità, evidentemente, chiunque con atti violenti commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del governo, è punito con la reclusione non inferiore a 5 anni. Ora lasciamo stare il ragionamento su chi possa essere un mandante di un reato di questo tipo. Mi piace solo menzionare, Ferrara, che ha ironizzato sul fatto che la dinamica dell'elezione di Mattarella è stato l'opposto di quello che è scritto in Costituzione. La Costituzione dice che è il Parlamento che elegge il Presidente della Repubblica e poi il Presidente della Repubblica, diciamo, nomina il Presidente del Consiglio che deve ottenere la fiducia delle Camere. La dinamica storica che si è seguita è il Presidente del Consiglio che ha proposto un nome alle Camere. Ora, fino a qui, diciamo, ovviamente nessuno pensa di dire che Matteo Renzi è mandante del peggio cose, Matteo Renzi, sì, però, che non, diciamo, di queste fesserie qua. Occorrono delle prove per sostenere una cosa del genere, infatti nessuno finora ha sostenuto, poi non spetta evidentemente al cittadino, spetta a chi di dovere evidentemente eventualmente dire una cosa del genere. Ma dicevo che ci sono delle confessioni televisive, se non sbaglio, di un ministro importantissimo, di sicuro di un segretario di partito, secondo cui è stata data una indicazione, un ordine ai parlamentari del proprio partito di tracciare la scheda in un certo modo per rendere riconoscibile il voto. Ora, cito a titolo di esempio, può entrare in questa questione o può non entrare, non spetta a me dirlo, la dichiarazione di Nichi Vendola, segretario di SEL. Abbiamo preferito segnare la scheda, l'ha detta in un'intervista televisiva. Si può vedere su YouTube nel filmato dal titolo Vendola, abbiamo segnato le nostre schede per Mattarella. Questo è il titolo del filmato, per cui ognuno su YouTube può vedersi Vendola che dice questo. Ora, basta limitarsi solo a vedere quello che dice Vendola, capito? Se fosse, Vendola, prendetelo soltanto da questo punto di vista. Se fosse confermato che c'è stato un accordo tra segretari di partito, magari anche ministri, capigruppo, per rendere riconoscibile il voto per il Presidente della Repubblica, e fidelizzare i compagni di partito, in violazione di una serie di articoli della Costituzione. L'articolo 83 l'abbiamo letto prima, sull'elezione del Presidente della Repubblica a scrutinio segreto. L'articolo 67 della Costituzione: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, cioè non posso io far pagare al singolo parlamentare l'infedeltà, la libera autonoma scelta decisionale del momento, l'infedeltà alle direttive del partito tramite degli ordini illeciti. Lo posso fare nell'ambito delle mie prerogative di segretario di partito quando sarà il momento della formazione delle liste, ma se io do un ordine illecito, incostituzionale, eversivo ai miei parlamentari di rendere riconoscibile la scheda con cui voteranno il Presidente della Repubblica, altrimenti c'è una minaccia tacita, implicita della non ricandidatura, quantomeno mi pongo il dubbio, ma qui siamo o non siamo nel solco dell'illecito tracciato dall'articolo 283, sto o no ledendo la libertà del parlamentare, sto invalidando o meno il risultato finale dell'elezione del Presidente della Repubblica?
L'ultimo articolo da citare è l'articolo 48, che è dettato soprattutto per il voto diretto dei cittadini. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Purtuttavia è in virtù dell'applicazione di questo articolo 48 della Costituzione che il comune cittadino, quando traccia sulla scheda un qualcosa che renda riconoscibile il voto per Tizio o per Caio, vede la sua scheda contestata e quindi annullata. Non si vede perché i signori parlamentari non siano tenuti a rispettare lo stesso livello di segretezza richiesta al cittadino. Allora, in conclusione noi possiamo dire una cosa, e lo diciamo noi, cioè lo dico soprattutto io che ho sempre sostenuto questa tesi. Intanto la Costituzione italiana non è valida per tutta una serie di ragioni che abbiamo già esposto molte volte, che molti costituzionalisti hanno già riferito, per ragioni esattamente contingenti di quando la Costituzione è stata votata. Mancava una marea di cittadini, i quali per varie ragioni non erano messi in condizione, sono stati messi in condizione di votare. Quel fatto che questa Costituzione, peraltro formalisticamente ottima, perché fatta, costruita da costituzionisti di vaglia e dopo grosse discussioni che sono facilmente recuperabili nella letteratura giuridica italiana, ma a parte questo, che il fatto è concettualmente può essere valida la Costituzione, ma come dicevo non è valida perché è stata votata da una minoranza di cittadini, non essendo stati moltissimi altri messi in condizione di farla, ma viene sistematicamente elusa da tutti coloro che avrebbero dovuto farla rispettare. E questo per me è il punto più importante di tutta la questione. Articolo 53 è chiarissimo: chi giura fedeltà alla Repubblica deve comportarsi in maniera onorevole, mentre questi signori tutto sono fuorché onorevoli. Esatto. Onorevole, ci chiamano onorevoli, non solo un titolo, è un aggettivo qualificativo, sì, che ti qualifica come uomo d'onore, uomo che rispetta le regole, rispetta i codici, rispetta le convenzioni stabilite a priori, e non che a seconda dell'uso, dell'utilizzo, del vantaggio, dell'opportunità, ciascuno ad opera e stravolge come cazzo gli pare. E tanto è vero, no, che il termine onorevole è del tutto squalificato, non solo, ma squalificante di tutte le persone che ce ne avvalgono. E con questo salutiamo i nostri amici. Aug!